Nella prima domenica di luglio, come da tradizione, a Pesaro si è svolta la Festa del Porto, un evento che da anni unisce musica, divertimento e tradizioni con un programma ricco di attività per grandi, bambini, cittadini e anche turisti. Ieri prima la messa nella chiesa parrocchiale, poi alle 11.30 l'atteso corteo di imbarcazioni per il lancio della corona in mare in memoria dei caduti. Corona in mare! È una delle feste più storiche, più come dire, longeve a livello nazionale. E ieri c'è stata la premiazione del concorso di pittura, ho partecipato anche lì e questa sera adesso andrò fuori con la barca per la deposizione delle corona, il lancio della corona più che deposizione, e poi questa sera, compatibilmente alle decine di impegni che ho, cercherò comunque di arrivare a un'ora decente per essere presente alla cena del porto proprio sulla Darsena. E anche penso che quello sia un momento veramente bello per partecipare. Non so se riuscirò a stare sveglio per i fuochi, tendenzialmente vado a letto presto, però cercherò comunque di stare sveglio, anche perché sono sicuramente un momento molto importante. Nel pomeriggio di domenica per la festa presente il mercatino dell'artigianato, quello degli hobbisti e tanto street food, tra gli stand diversi oggetti made in Marche come calzature, cappelli e ceramiche. In serata poi l'intrattenimento con la musica e lo spettacolo dei fuochi d'artificio a chiudere la giornata. La Festa del Porto, la prima da sindaco per Andrea Biancani, è anche un'occasione per parlare degli interventi necessari per migliorare una zona importante di Pesaro. Oltre ad aver già incontrato il comandante del porto, gli ho sottoposto tutta una serie di questioni, di problemi che ritengo urgenti, dal dragaggio alla cassa di colmata, alla variante urbanistica necessaria per consentire che almeno metà della nuova Darsena possa essere utilizzata dalle barche da diporto, quindi persone o turisti che vengono da fuori o anche gli stessi cittadini del nostro territorio. Lui ha preso nota e il giorno prima, o meglio lo stesso giorno quando c'era stata la Festa del Porto, mi sono fermato col presidente dell'autorità portuale e abbiamo fatto un incontro riservato durante il quale gli ho ribadito la necessità di accelerare sia rispetto agli interventi più grossi ma anche rispetto a una maggiore presenza dell'autorità portuale del nostro territorio. Ho sempre ritenuto che il porto possa essere una grandissima opportunità di promozione turistica, una grande opportunità per il cantiere, una grande opportunità per tutti quelli che lavorano nel porto. Ci sono tantissime cose anche un po' più grandi, un po' più piccole che bisogna risolvere. Io ho dato la mia disponibilità, mi sono tenuto la delega al porto perché le questioni bisogna conoscerle, io penso di conoscerle e anche perché me ne sono sempre occupato e quindi cercherò di far di tutto affinché gli enti che sono deputati a garantire il funzionamento del porto siano sempre sul pezzo e che lavorino per questo.